I social, terza C scientifico. Il termine social media comprende tutti i mezzi di comunicazione, con lo scopo di creare, condividere e scambiare contenuti creati dagli utenti tramite l'utilizzo di internet. I social media non servono solo a condividere post su Instagram o seguire influencer, ma sono anche community per creare contenuti o luoghi di incontro virtuali. Vediamo la differenza tra traditional media e social media. Nei social media, a differenza dei traditional media, tutti i soggetti sono allo stesso livello. Le aziende non hanno più potere e controllo sui contenuti degli utenti, ma costituiscono una rete molto più ampia. Con la nascita dei social media cambiano i ruoli e le modalità di comunicazione. Vediamo adesso la differenza tra social media e social network. L'associazione più comune è quella con i social network. Essi costituiscono solamente una piccola parte dell'universo dei social media. Infatti rappresentano una vera e propria rete di persone connesse tra loro. Un social network deve rispettare tre caratteristiche. Gli utenti registrati devono avere la possibilità di comunicare in modo interattivo. Il social deve includere persone che hanno creato un profilo specifico per accedere al network e gli utenti registrati devono essere collegati tra loro attraverso un legame simmetrico o asimmetrico. Quindi i social media sono dei mezzi attraverso cui condividere contenuti, mentre in un social network nasce e cresce una community che si basa su un interesse comune. Vediamo adesso gli aspetti negativi dei social network. Uno degli aspetti negativi dei social network è la dipendenza da essi, che viene percepita dalla popolazione come un pericolo reale. Secondo uno studio recente, i ragazzi passano tra le 4 e le 6 ore al giorno sui social, diventandone così dipendenti. L'uso eccessivo dei social sembra che porti ad uno stato di stress e depressione, aumentando così la sensazione di solitudine e di vuoto. La dipendenza, inoltre, può provocare anche dei sintomi psicofisici, come mal di testa, bruciore agli occhi, mancanza di sonno, stanchezza mentale oppure anche agitazione. Un altro aspetto riguarda invece la libertà e la privacy. La libertà e la privacy individuali sono sempre più compromesse da chi gestisce le nuove applicazioni tecnologiche. Purtroppo questi strumenti però sono ancora presenti nei regni totalitari, autocratici e teocratici. Oggi tanti giornalisti continuano a subire delle minacce per il loro impegno a testimoniare la verità. In tutto il mondo, infatti, è in atto un'eccessiva perdita della libertà personale, causata soprattutto dall'abuso delle nuove tecnologie, come Datagate, Facebook e tante altre. Chi dispone delle nuove tecnologie può influenzare, colpire e modificare la visione del mondo di molti uomini. Adesso parliamo del cyberbullismo. Il termine cyberbullismo non si riferisce ad un comportamento specifico, ma a diverse forme di vessazioni, attraverso appunto la nuova tecnologia. È un fenomeno molto serio legato all'utilizzo di internet che coinvolge soprattutto i più giovani. Chi è il cyberbullo? Il cyberbullo ha innanzitutto gli stessi obiettivi del bullo tradizionale, quindi umiliare, minacciare, perseguitare, escludere e causare soprattutto sofferenza psicologica alla vittima. Ha competenza informatica superiore alla media, ha popolarità nei social network. Con un semplice click può inviare contenuti offensivi o minacce alla vittima e spesso è sostenuto dai supporter. Come possiamo risolvere questo problema? Innanzitutto potremmo correggere le gravi irregolarità che sono presenti nel settore giornalistico. I codici etici deontologici dei giornalisti devono essere necessariamente rispettati. Il mondo dell'informazione deve essere quindi a servizio dell'uomo e della società civile. Bisogna evitare che i minori siano minacciati, molestati e umiliati su internet e bisogna formare un nuovo corso educativo e un nuovo corso informativo che ci aiuti a superare ogni forma di egoismo e di violenza a livello individuale, di gruppo e di nazione.
Quindi è necessario innanzitutto assecondare i nuovi strumenti che sono stati messi a disposizione dalla tecnologia. Dobbiamo riappropriarci delle nostre capacità umane e intellettive, dobbiamo imparare a difenderci dalle manipolazioni e soprattutto è necessaria l'istituzione di un'autorità internazionale di vigilanza, sia per la comunicazione di informazione pubblica e privata, sia per l'utilizzo delle nuove tecnologie. La comunicazione, infatti, oggi incide in modo molto evidente su tutti gli aspetti della vita privata e collettiva. Al cittadino, infatti, deve essere garantito il pluralismo dei contenuti, che non sempre avviene, per cui è necessario che il cittadino stesso, tramite le associazioni della società civile, diventi non solo consumatore, ma anche creatore di comunicazione. Una delle applicazioni che sta spopolando in questo periodo è TikTok. TikTok è un nuovo social media, un'app da scaricare sul proprio cellulare che sta interessando soprattutto i ragazzi più giovani. Inoltre, per iscriversi bisogna avere almeno 13 anni, ma in realtà ci sono anche bambini molto più piccoli. In Italia si stimano 236 video al minuto inseriti nel social. L'app ti consente di postare video, di ritoccare immagini, di trasformare volti e di inserire effetti. Facile, ad esempio, immaginare cosa può accadere se un adolescente prende di mira un coetaneo e decide di postare un suo video ritoccato. Infine, il Digital Transformation Institute e Tech Economy 2030 ha presentato un decalogo rivolto a bambini, ragazzi e genitori di 10 consigli utili per fare un uso positivo e sicuro di TikTok. Molte di delle regole di questo decalogo diciamo, sono perfettamente applicabili anche ad altri social media. In pratica, dobbiamo imparare ad insegnare come utilizzare correttamente strumenti che sono in grado di catturare l'interesse dei più giovani. Quindi, non pubblicare mai nulla che possa mettere in imbarazzo te o gli altri, nemmeno in una chat privata. Una cosa condivisa resterà in rete per sempre, quindi rifletti bene prima di farlo. Grazie.